Weiß Bescheid. Intendo. Oggi parliamo di una delle più grandi band che ha cambiato la storia della musica italiana, in peggio. I Pooh. I Pooh nascono negli anni 60 del 1200 con lo scopo di far dimenticare le crociate. Purtroppo ben presto si rivela una tragedia ben peggiore. Ritrovati da un bacio Fogart al Polo Sud, vengono scongelati nel 1966 e subito chiaro a tutti che Fogart doveva farsi i cazzi suoi. Dopo un periodo di assestamento e mandato elegantemente a fanculo Riccardo Fogli, finalmente si arriva alla formazione definitiva, composta da Rullo di Tamburi, Stefano, Red Roby, Dodi e Bibidi Bobidi Boo. Roby diventerà poi famoso anche per aver dato i Natali a DJ Francesco. Se proprio doveva dargli delle festività, forse sarebbe stato meglio il 2 novembre. E poi si definiscono la risposta italiana ai Beatles. Purtroppo loro ci sono ancora tutti e quattro, però. Alcuni pensano che il loro nome sia dovuto a un orsacchiotto, altri al suono onomatopeico dello sputo. Ma in realtà è il diminutivo di puttana Eva se fate caccare. Gli anni 70 e 80 sono il periodo di maggior splendore della band, ma va ricordato che fu anche il periodo d'oro dell'eroina. In questi anni la band sforna grandi successi come Dammi solo un minuto, dedicato ai coiti matrimoniali, e Tanta voglia di lei, scritta nel periodo di dipendenza da cocaina di Red. Gli anni 90 sono invece segnati dalla vittoria di Sanremo con Uomini soli, anche se non ci sono testimonianze dell'evento. E poi concerti, concept album, collaborazioni con artisti internazionali e tanto, tanto bitume sui capelli. Nel 2009 purtroppo il batterista Stefano Dorazio annuncia l'abbandono del gruppo per intraprendere la carriera da solista. Infatti oggi la Dorazio contro Soffitti SNC è una solida realtà dell'edilizia lucana. La band ha comunque annunciato di voler arrivare ai 50 anni di carriera, ma si sa, sono minacce che si fanno nei momenti di rabbia.